domanda sulla crescita dell'alcolismo e della droga, del consumo dell'alcol e della droga da parte dei giovani, soprattutto in Italia. E come affrontare questo fenomeno? Grazie. Onorevole Fini. Beh, sono due questioni che io non metto insieme, nel senso che è l'abuso dell'alcol che fa male, è l'uso della droga che fa male. Ti può sembrare uno slogan, ma è qualcosa di più di uno slogan. Io tra l'altro sono il padre politico di una legge, insieme all'onorevole Giovanardi, che considero una legge valida, giusta da difendere. Perché parte innanzitutto dal dovere che secondo me le istituzioni devono avvertire di prevenire. Se non abbiamo il coraggio di dire che non c'è il diritto di farsi lo sballo del sabato sera con una canna o con una pasticca, perché le droghe fanno male, e questo lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, non io. Quindi prevenire. Una grande campagna per mettere in guardia dai rischi reali che si determinano sulla salute dall'uso delle droghe e dall'abuso dell'alcol, quindi prevenire. Secondo pilastro della legge, beh, è quello di reprimere lo spaccio, ovviamente, ma di punire il consumo. Su questo so che c'è proprio una differenza quasi culturale tra noi e la sinistra. Io sono convinto che la sanzione, che non è la galera, parlo di sanzioni amministrative, non di penali, nei confronti di chi fa uso di sostanze stupefacenti sia indispensabile. Sanzione cosa vuol dire? Vuol dire che se ha la patente gliela sospendi, se ha il porto d'armi glielo revochi, se è un minorenne avvisi la famiglia. E faccio un esempio: se un minorenne prende il motorino, non mette il casco, siccome partiamo dal presupposto che il casco gli può salvare la vita, gli sequestriamo il mezzo, avvisiamo la famiglia, no? Io credo che la sanzione, quindi avvisare la famiglia, no? Nel caso di un minorenne che si fa una canna il sabato sera, sia indispensabile. Quindi Ministro il D'Alema. lassismo non porta a nessuna parte. Ministro D'Alema. No, io credo che si debba combattere la droga. E anche il tema dell'alcolismo è un tema serio, perché poi in definitiva in questo paese muoiono molte più persone per abuso di alcol che per uso di droghe. Quindi socialmente certamente l'alcolismo è un male assai più diffuso e assai più pericoloso della droga. La droga culturalmente spaventa di più, ma socialmente credo che quelli che muoiono di cirrosi epatica siano 30.000 persone all'anno in Italia. Quindi, insomma. Detto questo, sì, io credo che è una lotta culturale, è una lotta che passa attraverso le scuole, le famiglie, l'informazione. Non credo che la sanzione, cioè lo stabilire che è illegale il consumo di droghe, un'espressione molto vasta e anche abbastanza ambigua, mettendo sullo stesso piano lo spinello e l'ecstasy o altre sostanze, io non credo che sia una misura efficace. Sa perché? Lo dico sinceramente, perché temo che, siccome le cose illegali si fanno di nascosto, io temo che una misura di questo tipo, con una certa dose di ipocrisia, lo Stato ha detto che è illegale, quindi si è messo la coscienza in pace, finisca per spingere in una condizione di clandestinità chi si fuma uno spinello, ed è la condizione più rischiosa per passare dallo spinello a qualcosa di effettivamente assai più pericoloso per la salute e per la vita delle persone. E quindi, a mio giudizio, la legge dovrebbe introdurre una netta distinzione tra sostanze che hanno un grado di pericolosità e che determinano una dipendenza assai diversa. Un principio attivo, ma c'è già nella legge. E a mio giudizio, per determinati consumi, come quello della cannabis, eccetera, non dovrebbe essere prevista una sanzione. Per lo spaccio, per chi li importa, le balle, sì, ma per il giovane che fuma lo spinello no, perché se no noi non è che riduciamo i consumi, perché questa legge non ha avuto alcun effetto di riduzione dei consumi. Semplicemente li rendiamo nascosti, clandestini e quindi più pericolosi. Questa è la mia preoccupazione. Esco con una domanda non politica. Stasera c'è il derby Roma-Lazio, un pronostico a tutte e due? No, io non posso Non fare posso. pronostici perché,
sono scaramantico, posso, non devo neanche dire per dove batte il mio cuore, perché è noto, diciamo. Abbiamo notoriamente simpatie diverse anche da questo punto di ma vista. Ma guarda, grazie al ministro Massimo D'Alema. Si vede anche dalla mia cravatta. Sì, anche dalla cravatta. Grazie all'onorevole Gianfranco Fini, grazie a tutti voi, arrivederci.